Ciao ragazze, siccome di recente sono passata alla Kiko, volevo mostrarvi che cosa ho acquistato. Due smaltini della nuova collezione. Quello Borgogna, che conoscete molto bene, è il numero 809, mentre questo qui, rosso, tutto luminoso, quasi fluorescente, è il numero 807. E questo all'interno contiene dei micro glitter, che danno sul rosa fucsia, anche se poi una volta steso non si notano più di tanto. Comunque tutti e due molto carini. Della nuova collezione Dark Heroine ho preso questo bronzer che conoscete già. Il mio è della tonalità 02, che è quello per carnagioni più chiare. Come vedete c'è sia il bronzer che il blush. Sempre della nuova collezione Dark Heroine ho acquistato due rossetti. Uno è questo qui, Borgogna, che avete già visto negli altri miei video, e l'altro è uno color carne, che però adesso non vi posso mostrare perché non l'ho trovato, forse ce l'ho disperso in qualche borsa, e sono il numero 02 e 06. Scusatemi, ma non ricordo quale sia il numero di ognuno dei due, perché praticamente, guardate, si è cancellato, però se vi interessa potete guardare sia l'altro rossetto che conoscere i numeri nel video What's in my bag autunno, perché lì ve ne parlo, li tiro fuori dalla borsa. Poi ho acquistato una cialdina. Una cialdina, questa qui è shimmer, ce ne sono diverse perché ci sono vari tipi di ombretto. Questa mi è piaciuta molto per il colore rosa salmone e anche perché mi sembrava che fosse un ombretto metallizzato. Invece poi sono rimasta molto delusa perché una volta che poi l'ho provato quando mi sono truccata, ho visto che è davvero poco pigmentato e che lascia solamente brillantini. Quindi può essere utilizzato al limite come illuminante o magari per così arricchire un po' il trucco. Poi ho acquistato questo contenitore vuoto, quelli che si usano per viaggiare in aereo, e mi serviva per portare sempre con me la mia crema preferita per le mani, che però ha una confezione troppo grande e quindi non è pratica da portare sempre in borsa. Invece in questo modo potrò portarla con me più facilmente. Questo è da 30 ml. E l'ho pagato circa 1,50 euro. Li potete trovare anche da Sephora, questi contenitori così da viaggio, però costano almeno il doppio. Poi ho preso la matita per le sopracciglia, la numero 02. Come potete vedere, all'estremità c'è la spazzolina per pettinare le sopracciglia. Legata a questa matita c'è un aneddoto. In pratica, come vedete, queste matite sono molto più sottili rispetto a quelle normali e quindi necessitano di un temperamatita apposito. Questo temperamatita è in dotazione nella confezione, ma io non sapendolo, cioè non l'ho proprio visto, non l'ho proprio notato, l'ho buttato con tutta la scatola. Infatti oggi sono tornata alla Kiko per poter comprare solo il temperino, ma la ragazza mi ha spiegato che non si può vendere, non si vende separatamente. Mi ha anche detto, tra l'altro, che non sono stata l'unica a buttare via il temperino insieme alla confezione e vabbè, quindi ho dovuto ricomprare tutta un'altra matita. E tra l'altro, questa, come vi ho detto, è la numero 02 e oggi mi hanno dato la 04, cioè questa disavventura non finisce, sta diventando un incubo questa matita. E però vedevo che questa è molto simile, quindi non so, forse la tengo. Però guardate, ho aperto qui con voi la confezione
E una volta aperta, cioè faccio scivolare giù la matita e guardate, cioè il temperino non esce proprio perché si trova nella parte superiore. Si vede che anche l'altra volta devo aver aperto la confezione della parte inferiore e non l'ho proprio notata. Quindi ragazze, mi raccomando, state molto attente a non buttare via tutto. E poi ho ricomprato questo, che vabbè, questo è quello vecchio. Comunque il correttore in stick numero 02. E questi erano un po' tutti gli acquisti che ho fatto. Ci vediamo come sempre nel prossimo video.